ha fatto un tuffo nel passato e si è calato nelle atmosfere medievali della Corsa all'Anello il centro commerciale Cospea di Terni. In attesa dell'apertura della 46esima edizione della rievocazione moderna del tradizionale palio della festa patronale narnese, infatti, la struttura ternana ha promosso una serie di eventi durante i quali ha ospitato i terzieri protagonisti della gara e i loro giovani figuranti che hanno dato prova di abilità. Il centro commerciale Cospea già da tempo pensava di poter essere, diciamo, sensibile in maniera proprio tangibile alle esigenze del territorio, quindi avendo vicino un paese come Narni, quindi una storia e quindi un discorso proprio di visibilità, diciamo, a livello anche proprio di spettacolo medioevale, ha voluto, diciamo, rivisitare un pochino tutta quanta la festa, quindi portando qui al centro commerciale e facendo rivivere tutti i terzieri della Corsa dell'Anello. Tamburini, dame, sbandieratori, i terzieri hanno dato prova della loro abilità. Sì, allora domenica abbiamo avuto i tamburini, quindi bambini da 6 a 10 anni del terziere di Santa Maria. Oggi la danza medievale rievocata dal terziere Mezzule. In costumi d'epoca, bambine e ragazze, di fronte a un pubblico divertito e meravigliato, hanno danzato e disegnato figure negli spazi del centro commerciale allestito a tema. Stendardi, bandiere e colori dei competitori narnesi hanno infatti vestito a festa e riempito le aree del centro Cospea, in cui sono state anche allestite delle postazioni dei singoli rioni. E in ultimo il terziere Fraporta, per cui si sono esibiti piccoli sbandieratorini e tamburini. Siamo in fervore, quindi diciamo abbiamo unito un pochino la Pasqua con quella che è proprio la rievocazione anche gastronomica e del gusto di questa festa, che per noi è una festa che ci rende veramente grati, diciamo, a questa cittadina che è Narni e ha la sua importanza. Anche con questa iniziativa il centro commerciale Cospea, di proprietà di PAC 2000 Conad, si è dimostrato attento alle attività tradizionali e culturali locali. La struttura è diventata un punto di riferimento per il territorio con i suoi anni di attività, 20 da festeggiare a luglio, e i 28 negozi, tra cui un ipermercato Leclerc Conad, a cui si aggiungono servizi come un ufficio postale privato, una banca, una farmacia comunale e una parafarmacia.